Ciao amici, scusatemi se sembra che mi hanno sparato in fronte, ma purtroppo non ho ancora una troupe con le truccatrici, eccetera. Prometto che quando l'avrò sarò fantastico. Per ora mi dovete tenere con il buco in testa. Comunque, oggi voglio mostrarvi un prodotto dell'Ei Tactical, ovvero una bella torcia dall'ottimo rapporto qualità-prezzo che potrebbe essere un'ottima compagna per qualsiasi circostanza. Potremmo averla nel nostro kit di sopravvivenza, in macchina, a casa, sempre a portata di mano, nella bug out bag o per chi fa soccorsi potrebbe essere ottima. Andiamola a vedere e vediamo come funziona. Vediamo il contenuto della scatola. Questo prima di tutto è il modello A1. Dentro troviamo subito un foglio dove ci sono le varie caratteristiche della torcia in varie lingue. Lo andiamo a vedere dopo comunque. Varie protezioni, un piccolo cavo USB come quelli per i cellulari praticamente. Due guarnizioni perché la torcia è anche impermeabile. E per finire ovviamente la torcia dentro questa bustina. Vediamo le caratteristiche ora. È una torcia fatta di alluminio anodizzato di 136 mm x 25,4 mm per un peso di 86 grammi. Come potete vedere qua ci sono ben 6 modalità: Low, Medium, High, Turbo, Strobe e SOS. Low, Medium, High e Turbo hanno 4 diverse intensità, a partire da quella più bassa, quindi da 10 lumens, per poi arrivare, passando da 63 a 200, a 550 lumens, che è parecchio. Lo andremo a vedere dopo. Ovviamente aumentando l'intensità diminuirà la durata della batteria. Poi ci sono le modalità strobe, che utilizzerà sempre 550 lumens, quindi al massimo, e lo stesso per la modalità SOS. La cosa bella di questa torcia è che è impermeabile fino a un metro di profondità, infatti è un IPX7 e può resistere a un impatto di circa 1,5 metri di altezza, quindi se cade dalla nostra tasca o mentre la utilizziamo non dovrebbe rompersi. La distanza massima che può raggiungere la luce è di 205 metri più o meno. Vediamo bene questa torcia. Prima di tutto posso assicurarvi che è molto compatta, robusta, un buon alluminio. Sicuramente resisterà nel tempo. Ha una comoda clip, molto dura, quindi sicuramente se l'avrete attaccata ad esempio ai vostri pantaloni, dentro la tasca, la cintura, un borsellino, sarà difficile perderla. Può essere rimossa tra l'altro con un po' di forza. Ed ecco qui che potremo usare la torcia senza. La torcia funziona con due tasti, uno sul retro e uno qui sopra. Per accenderla, ecco, basta premere questo qui dietro. Per cambiare le varie modalità, schiacceremo questo qui. E quindi ecco la modalità low, si va via via aumentando fino ad arrivare alla SOS. Per usare la modalità strobo invece, dobbiamo tenere premuto questo tasto qui e subito partirà. Per spegnerla basta di nuovo premere questo tasto qui. Tra l'altro la torcia è dotata di funzione memory, quindi quando la andremo ad accendere ripartirà con la stessa modalità che abbiamo usato per l'ultima volta. Se ad esempio ora la spengo con la modalità low, quando la riaccendo sarà in modalità low. Se la usassi in modalità massima, quando la andrò ad accendere sarà in modalità massima. Funziona con una batteria 18650 da 2600 mAh e la particolarità di questa batteria che arriva già insieme alla torcia è che ha una piccola presa per poter essere ricaricata con il cavo che arriva in dotazione attaccata ad esempio a un power bank. Quindi se noi saremo in giro, si scarica la batteria, potremo subito metterla a ricaricare. Ci sono due piccoli LED, uno rosso e uno verde, per indicare rispettivamente quando è in fase di ricarica e quando la batteria invece è carica totalmente. Abbiamo detto prima che questa torcia rientra nella categoria IPX7, perciò fino ad un metro di profondità, per circa mezz'ora, un'ora, sarà impermeabile. Questo significa che se mentre la state utilizzando
siete in giro e inizia a piovere o vi cade in acqua, non succederà niente. Ora io, dato che ho l'acqua, l'ho accesa anche e vi dimostro che bagnandola non ci sarà nessun problema, continuerà a funzionare tranquillamente. È ancora accesa, cambia le modalità, quindi i tasti funzionano, si spegne, si accende, non ha nessun problema. Ok, il sole è tramontato, aspetto che faccia totalmente buio e appena non si vede più nulla, dato che qui intorno sono pochissime le luci, accendo la torcia, mi allontanerò anche, la userò in tutte le modalità e vediamo effettivamente quanto illumina, da che distanza è visibile, eccetera. Ok, non si vede più nulla, o meglio, io vedo ancora un po' perché mi sono abituato al buio, con la macchina fotografica non si vede più niente. Comunque, partiamo con la modalità più bassa, quindi la low. Si vede un po' a terra, a una distanza di circa 3-5 metri, però non si vede benissimo. La luce si disperde molto, dato che sono solo 10 lumen. Aumentiamo. Questa è la modalità medium. Già si vede un po' più lontano e soprattutto si vede meglio. Ok, passiamo alla modalità high. Già inizia a cambiare la situazione, si vede molto molto meglio. Riuscite a vedere tutta la strada qui, le piante. Però la luce non arriva molto in fondo. Passiamo ora alla modalità più potente, quindi la turbo. Ed ecco che praticamente è illuminata tutta la strada. Tutto questo sentiero qua è illuminato, riuscite a vedere anche i pipistrelli che passano, le piante e si vede addirittura la parete in fondo, la parete rocciosa in fondo. Quindi è molto potente. Vi faccio vedere anche la modalità SOS. E poi passiamo alla strobo. Ora mi allontano e vi faccio vedere quindi da lontano com'è l'effetto, indicando con la torcia verso la macchina fotografica. Sto usando ora la tecnica che fa vedere Peugeot in uno dei suoi video, ovvero ho messo questa bottiglietta degli yogurt per diffondere la luce, dato che senza, ecco, non si vedrebbe niente. Quindi l'ho fatta diventare praticamente una lampada e ora vi posso parlare. Come avete visto è una torcia fantastica, dall'elevatissimo rapporto qualità-prezzo, è resistente, potente, una batteria fantastica che potrete ricaricare sul posto al momento. Quindi ve la straconsiglio perché il rapporto qualità-prezzo di questa torcia non si trova molto spesso. Vi lascio in descrizione quindi sia il link di Peugeot del suo video in cui fa vedere questa tecnica casomai non l'aveste visto
e i link di Amazon sia per questa torcia qui, che è la A1, sia per la torcia A1S, che è in pratica lo stesso modello ma molto più potente, che costa però soltanto una decina di euro in più, quindi niente in pratica. E in più i modelli A2 e A2S, che sono i modelli da testa, insomma, quelli da mettere le headlamp. Però la particolarità di quella torcia è che è possibile comunque staccarla e usarla normalmente come torcia, ad esempio da spallaccio, perché ha una forma L, quindi la potrete incastrare tranquillamente sugli spallacci dello zaino e punterà davanti a voi. Spero che, come al solito, questo video vi sia piaciuto. Ci vediamo al prossimo. Ciao!